principe ci ha cambiato il codice al telefonino. No, ne c'è dici, non ci ha cambiato niente. Ma c'è dici che ci ha provato e non ci ha funzionato? È vero. La prossima fiata te lo spezzo, tu dici che. No. C'è me a spezzare. Ma sempre online su WhatsApp stai. Tu pure. Sì, ma io sto sul gruppo delle amiche mie te cucina, però. E io sto sul gruppo mio della discoteca. Sì, con Samantha. Qui c'è un amico mio, che si chiama Samantha. Un secondo profilo t'ha fatto su Facebook. L'altro era esaurito. Sì, si è esaurito. Mane. Batu, Twitter, Instagram. Tanto sempre a qua dormi. Amo. Ehi! Vuoi vedere l'affresco? L'affresco? Eh? Mamma, se scemo davvero le fa? L'ho fatto davvero. Fammi vedere. Guarda qua. Il nonno cosa dici? No, questa volta non lo vedrà, tranquilla. No, già l'altra volta hai rischiato, ma per questo ti disereda, te lo dico. No, tranquilla, non lo vede. Guarda mo, io non ne voglio sapere niente. Io scappo in palestra, ci vediamo. Chiamami se hai bisogno, ciao mo. Ciao nonno, ciao nonna. Ha tornato lo bastassi, questo mi sta a puzza. Ah, nani, c'è, controllalo. Signorino? Ehi, nonno. Che hai fatto al braccio? Niente, nonno. Fammi un po' vedere. Dico niente, è il tatuaggio che ho da 5 anni ormai. Non quello, l'altro mi devi far vedere, l'altro braccio. Ti ho detto niente. Allora me lo fai vedere sì o no? Sempre la solita storia, io me ne torno in casa. Fermate, guardate, no, tu stai vai, fermate. Nonno, lasciami. Dai, che cazzo ha fatto? L'ha fatto un tatuaggio come lo mio. Ma senti proprio un copione, signore. Ma nonno, che ci posso fare? Mi piacevano troppo. Non basta che mi rubi le amiche sul petto. Ma pure i tatuaggi mi copi. Ma no. Stanotte termini fuori di casa. Dai, nonno. Ma c'è nonno e nonno. Franco mi ha chiamato. Ma va a fanculo.